Ben ritrovati a tutti quanti, quest'oggi farò una ricetta tipica toscana livornese, un po', ci ho messo un po' del mio, farò degli involtini di cavolo, verza naturalmente, con ripieno di riso al ragù, una cosa un po' più gustosa vorrei dire. Ma andiamo a vedere gli ingredienti per questa ricettina. Per fare questa ricettina, molto semplice e molto facile, ci vorrà per 4-5 persone 400 g di ragù, 7 manate di riso, un po' di parmigiano e naturalmente il cavolo verza già aperto a tutte foglie, vedete come ho fatto io, me le sono già tutte belle sciacquate, sale e pepe quanto basta, olio di velo buono e siamo in carreggiata. Cosa vi devo dire? Allora, la prima cosa da fare sarà quella di sbollentare le nostre foglie di verza. Allora prendete un tegame, acqua, un pochino di sale, portate a ebollizione. A questo punto ci andiamo a mettere le foglie di verza, le faremo bollire per circa 5-10 minuti massimo, a seconda della grandezza e anche della compattezza della foglia. Ecco qua, ora tanto piano piano andranno giù. Nel frattempo che le nostre foglie di verza sbollentano, facciamo il risotto che andrà a riempire le nostre foglie. Cosa dobbiamo prendere? Un pentolino, risotto, accendete senza olio, lo tostiamo così, lo sentite nel... Noi si sente nell'aria, te lo senti questo odore? Ti sembra popcorn, invece è il riso che sta tostando. Certo. Lo senti? Allora, quando sentirete questo odore tipo popcorn e quando il nostro riso inizierà a scurirsi leggermente, ci andremo ad aggiungere circa un litro di acqua. Calda naturalmente, l'acqua deve essere. Portiamo a ebollizione. Appena bolle, lo facciamo andare un pochino per circa 5-10 minuti. 5 minuti bastano. Ci aggiungiamo un po' di sale. Intanto le nostre belle... Guardate lì, stanno bollendo, queste lì più piccoline, allora vado a mettere sopra. Se ho le mani d'amianto, lo fate così perché vi portano via le mani. Anche a me, devo dire. Il miso inizia già a bollire un pochino, gli vado a dare una giratina per non farlo attaccare. Lo facciamo cucinare così, ve l'ho detto, per 5 minuti che si ritiri un po' l'acqua. Allora qui le nostre, vedete, sono già pronte, le vado a scolare, queste prime che sono sotto. Quelle anche più chiare fanno anche prima, che non sono dure come quelle verdi. Lasciamo scolare bene le nostre foglie di verza, che scolino bene, mi raccomando. Passata circa una decina di minuti ci vado a mettere il ragù e aspetto di finire la cottura del riso. Dovrebbe bastare questa cosa qui, perché il riso non dovrà essere cotto al 100%, perché poi va ripassato un po' dentro il forno, sicché finisce la cottura anche lì. Comunque, quando quest'acqua finisce, il risotto dovrebbe essere pronto. Come possiamo vedere, l'acqua è ritirata tutta, allora lo vado a mantecare con un po' di parmigiano, per non farsi mancare nulla. Abbiamo mantecato e ora c'è solo da riempire le nostre foglioline. Allora, sì, vabbè. Mettete un pochino, mettete qui dentro. Lasciamo così, Zac. E ecco il nostro fagottino. E le vado a mettere dentro una teglia con un po' di carta da forno in questa maniera. Va bene? E fate così con tutte le vostre foglie fino a finire sia il riso che le foglie, cara Andrea. E le mettete da una parte, va bene? Allora, ora le finisco tutte e dopo le inforniamo. A questo punto prendete un po' di pan grattato, ce lo mettete sopra. Ci mettiamo anche un po' di parmigiano a sciogliere. Parmigiano reggiano, lo dico, me ne scordo sempre, scusatemi. Voi del Reggiano, non lo faccio apposta, è proprio so scemo io. Pepe, olio e si mette in forno grill 200-220 gradi. Ottimo direi, Mr. Grey, inforniamo. Il tempo che si formi la crosticina e le nostre valigette, involtini, me le volete chiamare, saranno pronti. Le nostre valigine sono pronte. Questi involtini di verza ripieni con quel risotto al
Ragù, guardate bellezza, pelle bruciacchiate, mi garbano a me, dice fanno venire tumori la roba bruciata. Ma stacci dell'altro lì. Vado a fare una porzioncina per un commensale. Guardate che bellini, cosa c'è da fare qui? Qui c'è da mettere un filo d'olio e siamo in carrozza, bimbi. Vai, godi popolo, diceva il mio nonno. Guardate che bellini, guarda, tutto di piano dentro, vedi? Assaggia, bocca assaggia. Assaggio sì, no, lascialo lì. Anche questi devono essere tiepidi, non le servite carne a bollore perché sennò fate ustionare i vostri commensali, poi non ci vengono più a mangiare da voi. È sempre carne a bollore, ve lo dico. Portate la bocca, ma sono una delicatesse. Una delicatesse, non, niente male, proprio si sente la verza, quel retrogusto un po' amarino, sai, della verza, un po' croccantina. Croccante, dentro c'è il risotto a ragù, che te lo dico a fa. Perfetti, perfetti quasi quanto me, quasi, eh? Che dire, spero che vi sia piaciuta questa ricettina semplice e facile. Così fate mangiare un po' di verdure anche ai vostri figlioli, perché se no non la mangiano mai. Invece fa tanto buono la verdura, infatti a me me ne è andata poco e sono venuto tanto bene. Con questo voglio darvi un bel bacione, ricordandovi ancora una volta di andare a vedere sul Bocca TV il nostro sito. Alla prossima!